car tablet dedicato BMW. In questo caso il cliente ha ritirato la macchina al concessionario senza monito, ma solo con un portoggetti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo installato il prodotto dedicato con telecamera anteriore e posteriore. Adesso vi facciamo vedere il risultato. Quindi ricordiamo che qui c'era un cassetto portoggetti, qui c'era solo un tappo, abbiamo inserito anche il joystick dedicato, e adesso andiamo in dimostrazione con prima dashboard, è anche personalizzabile in vari colori. Che poi il cliente deciderà il colore che a lui piace. In questo caso ritorniamo in originale rosso, poi torniamo indietro, seconda dashboard, poi passiamo a gestione audio e video tramite le USB, schermo intero, adesso andiamo in gestione audio, sempre tramite la USB. Qui compariranno tutti i titoli, in questo caso abbiamo solo un file musicale. Recupero comandi al volante. E poi andiamo direttamente nella sezione app, dove possiamo usare il Play Store. Qui scarichiamo tutte le app che preferite. Andiamo su Maps. Abbiamo un elaboratore sonoro, equalizzatore DSP, dove il cliente potrà fare varie impostazioni. Possiamo usare il vocale. Viale Palmiro Togliatti 600. Qui siamo su Google, possiamo fare qualsiasi ricerca. E poi torniamo sempre indietro. Apple CarPlay e Android Auto. Quando verrà il cliente, se ha Apple attiveremo Apple CarPlay in Wi-Fi, oppure se Android possiamo attivare anche Android Auto. Qui siamo su YouTube. Possiamo eseguire lo split screen, decidiamo quale app condividere e attiviamo le due app. Per tornare in visualizzazione singola, semplicissimo. Poi torniamo nel menu, attiviamo la retrocamera, perché abbiamo installato anche la retrocamera. Abbiamo recuperato i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, usciamo dalla retrocamera e andiamo ad attivare la telecamera anteriore tramite AUX. Abbiamo la telecamera anteriore. Video, gestione audio, dashboard, check veicolo.